nostre avventure in grotta, abbiamo deciso di dedicarci un po' a rifinire alcuni dettagli del nostro cottage, ma più che altro vorremmo anche dare una sistemata a delle piantagioni. Abbiamo avuto delle canne e quindi abbiamo intenzione di utilizzarle per iniziare una coltivazione di canne da zucchero. Non sappiamo quando e se troveremo diamanti o ossidiana, ma avere già a disposizione i libri non è una cattiva idea. Siccome ci sta questo lago che costeggia sia la nostra abitazione che quella più in là a Palune, riteniamo che sia il caso di cominciare a piantare. Bene, ci sono pecore che sono arrivate dal mare. Bene, ci sono galline. Se fossi nella testa di Paradosso, penserei, è il momento di prendere del grano e andare a catturare quelle simpatiche bestiole e iniziare un allevamento massiccio di pecore e galline. E evidentemente io e Paradosso la pensiamo più o meno allo stesso modo. Non per nulla siamo fratelli. Con tutto questo grano potremo importare verso il recinto un numero considerevole di pecore. Dopodiché si potranno facilmente far accoppiare e ricavare un discreto allevamento di uomini. Non mi ero accorto che Paradosso già aveva creato, non mi ricordavo che aveva già creato un allevamento di pugni. Meglio così. Oh cacchio, sta per venire a piovere. E quando piove i mob sono in giro. Quindi io cercherei riparo. Ma probabilmente Paradosso vuole altri progetti. Però appunto, portare mamma e figlia nel recinto. E vabbè, mi sembra giusto. Un pollo e un cuccino in più, in qualche modo posso migliorare l'allenamento. Quindi, l'allevamento procede bene. Ora, logicamente, si dovrebbe tornare a casa e aspettare che finisca il piove.
Evidentemente con la pioggia non si riesce a capire bene se sta venendo notte oppure no. Per cui penso che per agosto si dedicherà a contemplare il suo paesaggio con la sua torre. E guarderà il suo continuo a forma di croce e probabilmente adesso il sole sta tramontando, si vede l'orizzonte, il sole che cala. Per cui adesso ci potremo andare sicuramente a fare un dormito. Come voleva si mostrare. La notte è passata, la pioggia anche, per cui adesso penso che potremo andare tranquillamente a prendere le pecore rimaste e portarle nel nostro allevamento, sperando solamente che quelle pecore non se ne siano andate nuotando. Ma siano fortunati, stanno ancora qui a bagnomaglia. Dai, e sali. Quanto è complicato per queste qua salire? Bisogna spingerle da dietro per spingerle a salire. Ok, adesso che la pecora è salita sulla teta ferma, per me sarà più facile andare a... Ehi, abbiamo catturato due con un solo colpo, una sola spina per due pecore. Non male. E una si è già scacciata. Quindi la soluzione è ronzargli intorno con una spiga di grano sperando che si svegli. Si è svegliata. Quattro ovini. Se si accoppiano tutte e quattro, due figlioli. Perciò da quattro diventeranno sei. In poco tempo. Un grande recinto che non fa scappare, un 2, 1, 2, ecco fatto. E le pecore già nate già stanno mangiando. Raccogliamo un po' di uova e verifichiamo se ci sono nascituri. Uno, su otto, non male. Aspettiamo che tutti quanti cresceranno e poi li faremo accoppiare. In questo recinto abbiamo intenzione di prendere delle vacche. E non sarebbe una cattiva idea decidere subito di andare a prendere le vacche. Il problema è che il terreno qui intorno non è adatto per camminare e salire le vacche, per cui dovremo fare una piccola miglioria del territorio per poter consentire alle vacche di salire. Mi chiedo perché il paradosso è fatto del colorante. Ah, vabbè. Il lavoro sarebbe molto più spedito se utilizzasse una pala. Ma evidentemente vuole solamente creare un percorso agevole
per quando potremo portare delle vacche. Infatti, così è stato molto agevolato. Ah, ecco che disegno di colorante. Voleva dare una nota di colore alle sue pecore. Mi sembra giusto anche. Il sole è a mezzogiorno, quindi all'incirca abbiamo 7-8 minuti di tempo normale per trovare delle vacche e portarle a casa. E se non ricordo male, e credo di non ricordare male, le vacche stavano dove stavano gli alberi di betulla. Quindi, se siamo fortunati, con molta probabilità troveremo appunto le vacche. Ok. Presumo che portare questa vacca fino al recinto sarà molto complicato. Speriamo solamente di non beccare dei creatori che rompano i coglioni, ma per fortuna penso che il territorio sia abbastanza sombro da un piscatone del genere. Sì, e questa si è scocciata. Meno male che... Ah, quanto sei stupida, mia cara vacca. Ti muovi? Ti dobbiamo spingere? Dai. Evidentemente adesso si è svegliata. E questa è solamente una. Ora ne dovremmo portare pure un'altra. Presumo che portare queste due vacche nel recinto sarà un vero casino. Voilà, la prima è a casa base. Entra per là, forse. Rimani là e non ti muovere. Adesso vediamo di trovarne un'altra. Il sole tende a calare verso le montagne, quindi ci dobbiamo muovere. Se fossi mio fratello, io accelererei un po' il passo. Speriamo di trovarlo altro. C'è sta un'altra mucca, eccola. Quasi proprio ai margini. Ecco cosa, quindi questa è la direzione. E la mucca se ne va per i cazzi e i suoi. Oh, sveglia, signora. Secondo me hanno implementato il fatto che le mucche si scoccino con più facilità di seguire il grano. Purtroppo non abbiamo ancora trovato degli slimer oppure dei ragni, principalmente lo slimer, perché senza la melma dello slimer non si può creare il lazzo. E il lazzo sarebbe molto più utile per portare gli animali nel recinto, perché non devono seguire il grano, ma devono semplicemente essere tirati a forza. E funziona anche con le galline, con le pecore, con i conigli e con i cavalli. Sarebbe bello poter implementare di poter trascinare anche gli zombie, ma credo che questo possa essere fatto solo con un modus vivendi server. Comunque,
Comunque, siamo riusciti a far portare un recinto ad Amelena. Per cui il gameplay lo finiamo qua per oggi. Se vi è piaciuto, mettete un like, non vi costa niente. Se volete iscrivetevi al canale e sopportate i numeri paradossi. Per il resto, le scelte sono sempre sulle vostre. Vi ringraziamo di aver visionato questo gameplay. Alla prossima!